Ciao, buongiorno Nicola, buongiorno dallo Stadio Olimpico. Gioia, gioia, fede e Spirito Santo. Se si vuole toccare la gioia dello Spirito, bisogna partecipare almeno una volta nella vita a una convocazione del rinnovamento nello Spirito Santo. Questa mattina allo Stadio Olimpico di Roma ci sono almeno 30.000 persone in festa. Un'intera ala dell'Olimpico è piena zeppa. Ieri con Papa Francesco erano almeno 40.000. Questa mattina all'Olimpico è intervenuto anche Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale, che ha portato il saluto dei vescovi italiani. Ha detto alla gente dell'Olimpico: Monsignor Galantino, non dimenticare di incontrare le persone singolarmente, di testimoniare di persona lo Spirito. Subito dopo la prima rilezione magistrale a cura di padre Hermes Ronchi, ma ora voglio farvi raccontare la gioia di questi due giorni da due testimoni. Io sono con una coppia, Luca ed Elisa, e il piccolissimo gioiele che proteggiamo dal sole forte dell'Olimpico. Ecco, com'è stata la gioia di questi due giorni? Ce la vuoi raccontare? È la bellezza di testimoniare che c'è un Dio che ci ama e di trovarci ieri in piazza come chiesa, come rinnovamento, proprio per testimoniare questo amore e per non sentirsi soli davanti alle difficoltà del mondo. Grazie, ma ieri avete avuto un dono incredibile, anzi questo dono l'ha avuto Elisa che era insieme con Gioele in piazza. Avete incontrato Papa Francesco e Papa Francesco ha abbracciato Gioele. Che cosa vi ha detto, che cosa ti ha detto, qual è l'emozione che è scaturita? Ieri è stato tutto per caso, se per, di caso si vuol parlare. Abbiamo ringraziato... Di provvidenza. Di provvidenza, esatto. Abbiamo cercato tanto questo bambino nel corso del nostro matrimonio e ieri... per caso sempre è passato, io avevo Gioele in braccio, si è fermato con l'auto, hanno portato Gioele dal Papa, è stato benedetto, l'ha abbracciato e io ho urlato perché chiaramente la distanza era tanta: Santo Padre, noi preghiamo per lei, e lui mi ha risposto: io prego per voi. Bellissimo, bellissimo. E con la gioia di questa coppia giovanissima del piemontese di Alessandria, io voglio chiedervi di lanciare il servizio di Pierluigi Vito, di ascoltare di nuovo le parole di Papa Francesco ieri in Piazza San Pietro al rinnovamento nello Spirito Santo. Voi, carismatici, avete una grazia speciale per pregare e lavorare per l'unità dei cristiani, perché la corrente di grazia attraversa tutte le chiese cristiane. L'unità dei cristiani è opera dello Spirito Santo e dobbiamo pregare insieme. L'ecumenismo spirituale, l'ecumenismo della preghiera. Ma padre, io posso pregare con un evangelico, con un ortodosso, con un luterano? Devi. Tutti noi abbiamo fatto queste divisioni nella storia, ma per tanti motivi, ma non buoni. Se il nemico ci unisce nella morte, ma chi siamo noi per dividerci nella vita? Ma lasciamo entrare lo Spirito, preghiamo per andare avanti tutti insieme. Ma ci sono differenze, ma lasciamole di parte. Camminiamo con quello che abbiamo in comune, che è abbastanza, c'è la Santa Trinità, c'è il Battesimo, e andiamo avanti con la forza dello Spirito Santo.